Buongiorno, sono Giacomo Bertoli, da 10 anni sono responsabile amministrativo e finanziario del gruppo Ceccarelli e con i miei 10 collaboratori sviluppiamo tutte quelle che sono le attività amministrative, finanziarie, di controllo e gestione e dell'intero gruppo, di tutte le società del gruppo. Oltretutto sono anche consigliere di amministrazione di una delle società. E diciamo che una particolarità, un focus particolare del nostro ruolo è rivolto verso l'analisi del rischio. Analisi del rischio che consente di anticipare problemi, oneri, non solo alla società stessa, ma anche ai nostri clienti. Ad esempio, la copertura assicurativa per garantire le merci dei nostri clienti che ci vengono affidate. Oppure, una cosa importante, l'analisi della solvibilità del cliente, quindi un'attribuzione di un rating del cliente e la selezione dei nostri partner commerciali in modo tale da ridurre sempre di più il rischio di insolvenza del credito. Diciamo che se la società, se l'impresa è una squadra di calcio, forse noi siamo un reparto difensivo. Probabilmente ogni tanto dobbiamo fare catenaccio, altre volte e invece impostiamo il gioco per chi ci sta in avanti, quindi reparti operativi e reparti commerciali che devono fare gol. Altre volte ci siamo anche potuti permettere la possibilità di andare anche noi in attacco. L'importante è mantenere le posizioni, il coordinamento con il resto della squadra e soprattutto nel nostro caso non prendere gol. Guardandoci indietro, negli ultimi 10 anni, come si è evoluto non solo il gruppo Ceccarelli, ma anche i mercati, siamo sicuri che anche il futuro ci riserverà dei cambiamenti, soprattutto per le sfide che i nuovi mercati e i clienti ci richiederanno, cosa che, gioco forza, costringerà anche l'amministrazione ad evolversi per mantenere un servizio adeguato, soprattutto a beneficio dei clienti.